Buonasera a tutti gli amici che seguono gli eventi dell'Associazione Culturale Onebu. Siamo qui per i nostri venerdì settimanali, gli appuntamenti culturali, in compagnia di Bartolomeo Porcheddu, che ringrazio per aver accettato l'invito. Oggi presenteremo un argomento assai dibattuto. Bartolomeo, vedo che in Sardegna, insomma, quando si parla di lingua sarda, ci sono diverse correnti, ci sono diverse correnti, quindi bisogna che tutti quanti stiano allerta, perché ogni giorno esce una proposta nuova. Bene, io direi che stanno iniziando a collegarsi, quindi manderei la sigla, dopodiché sviluppiamo i saluti per tutti quelli che ci ascoltano, che ringrazio naturalmente per essere sempre presenti, per voler bene alla nostra associazione culturale, che sapete benissimo che non avendo scopo di lucro, noi facciamo questo lavoro come volontari, non prendiamo pubblicità, noi le nostre trasmissioni non sono mai con la pubblicità, e di questo insomma ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, perché ogni tanto arrivano i loro contributi volontari con i quali noi organizziamo tutto. Bene, partiamo con la sigla, via. Bene, eccoci qua in diretta, grazie a tutti per esservi collegati, siamo in compagnia di Bartolomeo Porcheddu, un docente di lingua sarda che si è attivato negli ultimi anni soprattutto con dei libri che insomma mettono un pochettino la questione: ma il sardo come, che legami ha con il latino, con il greco? E tu hai scritto un libro, prima il latino è la lingua dei sardi, e oggi ci presenti dei legami fortissimi con il greco e con la Grecia, giusto Bartolomeo? Giustissimo. Quindi salutiamo i nostri soci Onebu, con tutti gli amici che ci seguono da tutta Italia e anche dall'estero, i circoli dei sardi, il circolo Icnusa di Madrid di Gianni Garbati, circoli, ci segue un circolo addirittura dal Giappone, il circolo di Copenaghen, i sardi insomma all'estero, in Australia, l'ultima volta ce n'era uno addirittura dalla Patagonia, quindi dall'Argentina, dal Messico, insomma siamo molto seguiti, la Sardegna. Allora, c'è stato un calcolo, Bartolomeo, in cui ho scoperto che i sardi all'estero sono più numerosi, ma molto più numerosi, sono il doppio dei sardi residenti. Caspita, che forte! Cioè, siamo 1,5 milioni qui e 3 milioni in giro per il mondo, una comunità straordinaria. Poi, quando sono in giro per il mondo, i sardi tengono ancora di più alla loro terra e sono sempre più interessati. Questo è capitato allora, anche a me quando sono stato fuori. Comunque saluto subito gli ascoltatori, ringrazio te e la tua associazione per avermi ospitato questa sera, in cui parlerò della Grecia sardo-pelasgica. Questo nome pelasgo può sembrare magari a qualcuno un nome un pochino difficile anche da pronunciare, infatti io molto spesso lo traduco direttamente in sardo e faccio peddargiu, perché poi alla fine questo è il significato di pelasgo, peddargiu, cioè uno vestito di pelli. Un individuo vestito di pelli. Vestito con la pelle, sì, il peddargiu praticamente, vestito di pelli. Ascolta Bartolomeo, allora giusto per introdurre l'argomento, così mettiamo un pochettino in tiro tutte le persone che si stanno collegando, io ho visto il tuo precedente lavoro, che era il latino e la lingua dei sardi, dove praticamente facevi un parallelo. Tu sei uno studioso di questa materia, quindi dato sei docente di lingua sarda, quindi chiaramente avrei fatto degli studi abbastanza approfonditi, in cui insomma sovverti la situazione e dici non tanto che il sardo, come io ho studiato, io all'università ho una laurea
umanistica in lettere, e quindi ho studiato che il sardo deriva dal latino. Invece tu hai fatto tutta una costruzione opposta in cui hai sperimentato e testimoniato che è il contrario. Esattamente, è proprio così. Quindi, il sardo è una lingua antichissima. Io poi mi sono accorto di questo anche facendo successivamente gli studi sul greco, dove noi troviamo degli elementi di sardo molto presenti sulla storia antica greca. Però ritornando al latino, il fatto che fino a qualche giorno fa il sardo è stato considerato è stata considerata una lingua figlia del latino, ha bloccato anche tutti gli studi relativi al sardo nell'antichità, perché tutte le volte che si trovavano delle parole in sardo, automaticamente si faceva 2+2 e si diceva, ecco, il sardo deriva dal latino e pertanto quella parola è latina, non è sarda. Eventualmente sono stati sardi poi ad acquisirla. Mentre invece, facendo studi molto più approfonditi, mi sono accorto che è esattamente il contrario, e cioè che il latino deriva dal sardo. Il latino è una lingua costruita a tavolino con vari elementi, tra cui il greco, e comunque con una base sarda. Ecco, questa è la prova lampante che il latino è venuto dopo il sardo. Ecco, invece... passando all'ultimo libro che hai fatto, questo con i legami sulla Grecia, io ho avuto modo di sfogliare qualcosa, insomma, prima della trasmissione ho guardato anche qualcosa. Tu in questo libro hai diviso i diversi capitoli, iniziando cronologicamente dal più lontano, quindi dai miti, e sono rimasto sorpreso, ma non troppo, perché io quando faccio quando mostro dei monumenti, soprattutto mi capita con i pozzi sacri e con le tombe di giganti, racconto, guardate che noi sardi sicuramente avremmo dei miti, avremmo delle storie antichissime che sono scomparse, però abbiamo questi monumenti che ancora attendono un'interpretazione esatta, ma sembrano quelli di cui si parla nella letteratura greca. Esatto, quindi quando io... Ecco, quando io ho letto che tu i miti antichi della Sardegna li metti cioè se uno vuol conoscere l'antica Sardegna deve conoscere la letteratura greca, perché i greci ne parlano, però se ne appropriano, se non ho capito male. È proprio così, se ne appropriano. Ah, ecco, quindi non avevo capito male. Non avevi capito bene. Ah, okay. Pensa che... una persona, uno studioso che nel 1903 aveva intuito quello che stai dicendo tu adesso, era un certo Efisio Arduonis, che era anche un assistente di anatomia all'Università degli Studi di Sassari. E lui aveva criticato il libro che era uscito l'anno precedente di De Cara, che parlava degli Ezei Pelasgi, ritornando alla parola Pelasgo. E lui, Efisio Arduonis, intuisce che questi Ezei Pelasgi in realtà erano sardi e fa una serie di comparazioni. Ed è una, diciamo, una goccia in mezzo al mare, perché poi successivamente non si parlerà più di questo, quindi non ci sarà più una comparazione tra il sardo e il greco antico, ma anche tra i monumenti della Grecia antica e quelli sardi. Cioè tutto andrà nel dimenticatoio, perché... E il grande studioso Wagner classifica la lingua sarda come una lingua stratificata, la utilizza quasi come uno scavo archeologico, e quindi tutti i nomi che in un certo qual modo si rassomigliano al latino derivano dal latino, quelli del greco derivano dal greco, e così via. E quindi praticamente alla fine rimane solo poco e niente. Ecco, questo condizionerà poi anche gli studiosi non solo di linguistica, ma anche di storia nel periodo successivo. E quindi non si fanno studi in questo senso qua. E ho voluto fare invece uno studio linguistico, e da cui sono venuti fuori elementi molto importanti. Su questo di Efisio Arduonis ti racconto un aneddoto. Io avevo già finito di scrivere il libro, stavo facendo le ultime letture, e quando ricevo su WhatsApp un messaggio dell'amico Gustavo Bernardino, che mi dice: hai letto questo articolo riguardo ai Pelasgi?
E mi manda proprio l'articolo scritto nel 1903 dai Fisio-Arduino. Ho detto no, non l'ho letto, caspita, sono rimasto sbalordito, affascinato. Ho detto come ha fatto quest'uomo ad avere queste intuizioni quando nel 1903 non c'era niente, cioè praticamente intorno a lui c'era il vuoto e quindi non avendo ancora scritto una prefazione, ho voluto omaggiare Fisio-Arduinis facendo un piccolo tributo di una pagina e mezzo dedicata a lui. Ecco, bellissimo. Allora, poi naturalmente il tuo libro va avanti, sono 370 360 pagine, insomma, una guida abbastanza approfondita, dove vai avanti, dove ci parli, insomma, dei personaggi, delle divinità, del calendario, delle costellazioni, insomma, è un lavoro di ricerca abbastanza importante che tu stasera ci presenterai, giusto? Certo, giusto. Quindi, cosa dici? Iniziamo, visto che Iniziamo, abbiamo sì, tanta... iniziamo a Sì, mandare qualche diapositiva, abbiamo così tanta vediamo carne. effettivamente, entriamo nel vivo del Vabbè. discorso. Ascolta, ma no, aspetta, prima mi devi togliere un paio di curiosità. Ma questa passione per la lingua sarda, tu sei docente di lingua sarda, questa Sì. passione per la lingua sarda, sai, io sono di origini sicule, mondalbano sono, quindi Sì. il sardo mi viene un po' difficile. Per fortuna mia mamma, ittiresa, Ah, e quindi sì. logudoresa, con le sorelle parlavano in ittiresi, quindi in logudoresi. Io il logudoresi lo apprezzo molto più del campidanese, che è la mia lingua, il campidanese, perché io vivo a Cagliari, quindi ok. Però il logudoresi ha quella musicalità, quella dolcezza che non trovo nel campidanese. Questa passione per la lingua sarda, come ti è scaturita? È nata, guarda, io ho iniziato a studiare in lingua sarda, boh, neppure me lo ricordo, ero proprio ragazzino, ho fatto la prima traduzione in sardo, ma non mi ricordo neppure quando, tanto tempo fa. E mia mamma, quando mi vedeva così appassionata alla lingua sarda, lei che invece, sai, come tutte le donne, come tutte le mamme, erano più concrete, diceva, ma scusa, ma dove vai con questa lingua sarda se ancora non è stata inserita nelle scuole? Cioè non potrai mai andare a insegnare lingua sarda. Cercati un altro ramo di studio. Ma i genitori sono più uguali, eh. Io invece, testardo, come ero? No, io proseguirò su questa linea e basta. Mia mamma in un senso aveva ragione perché pensa che la lingua sarda ancora non è entrata come materia obbligatoria nelle scuole. Pertanto noi possiamo fare i docenti solo a contratto. E di conseguenza io che sono stato fortunato rispetto ad altri miei colleghi, ho continuato con la mia passione perché ho trovato un lavoro che mi consentiva di fare una cosa e l'altra. Ecco, questo è alla fine il risultato. Però la passione ce l'ho sempre avuta, è proprio innata. Non lo so Bene. perché non te lo so dire. Va bene, allora iniziamo questo viaggio nella lingua sarda con le relazioni con il greco antico. Allora, dimmi tu quando vuoi che Sì, io vada avanti con le sì. slide. Allora, vedi, da questa slide riusciamo a capire qual era un po' la genealogia degli dèi. Intanto già c'è un aspetto importante. I cosiddetti titani erano 12, 6 maschi e 6 femmine, quindi c'è già una par condicio già dall'antichità. Questa è una cosa importante. E io poi ho studiato i nomi uno per uno di questi titani e anche di chi li ha generati, cioè di Urano e di Gea, e mi sono accorto che qui in questi nomi c'è qualcosa di sardo. E infatti io ho fatto le traduzioni qua. Allora, i greci, in altre parole, io questo avrei voluto dirlo alla fine, però lo dico all'inizio, altrimenti rischio di essere frainteso. Allora, i greci, quelli che conosciamo storicamente, cioè gli Achei e i Dori, sono delle popolazioni non autoctone della Grecia, sono dei popoli invasori che hanno invaso quella regione intorno al 1180 a.C. Quando loro sono arrivati in Grecia, hanno trovato già una situazione presente, quindi hanno trovato già delle divinità, hanno trovato dei territori che avevano già dei nomi, in alcuni casi hanno mantenuto il nome di quelle divinità e di quei territori. In altri casi, invece, hanno usato un calco, cioè li hanno trasformati nella loro lingua. In altri casi ancora,
li hanno completamente cambiati. Allora, andando a vedere questa genealogia, ad esempio Urano non era una divinità professata, nel senso che non aveva templi nell'antichità, e io l'ho tradotto con Currano. Perché con Currano? Perché nell'antichità l'arma per eccellenza, cioè quello che oggi potrebbe essere il carro armato, era il curru, cioè il carro da guerra, che noi poi andremo a vedere nell'altra diapositiva. Sì, in questa. Ecco, questo qua, questo era proprio il curru. Chi possedeva il curru era una persona importante nell'organigramma politico, tant'è che il territorio era diviso in curatorie ancora nel Medioevo sardo, che prendevano proprio il nome dal curru, cioè dal carro da guerra. Ma anche fuori dalla Sardegna, ad esempio a Roma, nella Roma repubblicana, erano le curie, il territorio era diviso in curie, quindi i famosi curiati o i currelis, come il cognome sardo Curreli, erano coloro che guidavano, che conducevano il curru, ma non solo conducevano il carro da guerra, ma avevano il comando sulla curatoria, su un territorio importante. Gea, ad esempio, la troviamo come Caia nella Roma repubblicana. Caia era un nome molto diffuso nella Roma Repubblica. Cosa vuol dire Caia? Caia, se noi inseriamo l'articolo sardo, Saccaia diventa Saccaia. Saccaia è la pecora di un anno che non ha ancora partorito. Ma perché è importante questo nome? Perché Caia genera Urano per partenogenesi, cioè senza il seme maschile. E quindi si rifà proprio a Saccaia sarda. Quindi c'è anche un significato intrinseco. Poi se andiamo a vedere anche le altre divinità, piano piano, ad esempio Oceano era il Focheano, che è anche facile perché il nome è quasi uguale, manca solo la F iniziale, perché quando facciamo la comparazione tra i nomi greci e quelli latini e poi quelli sardi, dobbiamo capire che le terminazioni in os greca corrispondono a quelle in us latina e quelle in us sarda. Quindi qui dobbiamo solo aggiungere una F, il Focheanu. Che cos'era il Focheanu? Focheanu non è nient'altro che colui che presiedeva nella foce del fiume. La foce del fiume, come sappiamo, era importantissima perché nell'antichità i porti non erano a diretto contatto con il mare, ma erano negli stagni, cioè nella foce dei fiumi. Il Focheanu poteva essere paragonato al nostro comandante della capitaneria di porto. Poi si va piano piano rientrando verso l'interno e troviamo il Poio, che i greci hanno utilizzato come ceo, e subito dopo il Riu, che poteva essere risalito con le imbarcazioni. Quindi c'è una struttura anche sociale, anche politica in queste genealogie degli dei, non sono messi lì a caso. Ok, allora andiamo. Possiamo andare avanti con le slide. Avanti, sì. Okay. Ecco, andando avanti noi troviamo poi divinità femminili. Le divinità femminili, andiamo a vedere questa che è bellissima, la divinità di Teti. Teti è un paese che sta proprio al centro della Sardegna, non è Sorgono il paese che sta al centro della Sardegna, è Teti. E Teti nell'antichità era la divinità delle sorgenti montane. Teti poi si unisce a quello che abbiamo visto poco fa, a Oceano, cioè al Focheano, per generare i fiumi. Ha generato qualcosa come 3.000 fiumi, secondo la mitologia, ovviamente. Comunque rimane la divinità delle sorgenti e rimane anche il centro della Sardegna, proprio preciso, misurato. Sappiamo che a Teti c'è il santuario di Abini, che è un sito archeologico molto importante, in cui è stata trovata poi questa statuetta di bronzo che ha un cappello particolare, appunto. Questo cappello si chiama Tiara. Allora, se noi lo leggiamo Tiara, a noi questo nome non ci dice assolutamente niente, però se noi lo leggiamo come deve essere letto, con le regole grammaticali del tempo, cambia tutto, perché la T più I più vocale nell'antichità si leggeva come la nostra Z sorda e quindi il nome diventa Zara. Allora, se io so che quel cappello si chiama Zara, allora il discorso cambia, perché Zara è un cognome sardo, Zaramonte è proprio un toponimo della Sardegna, Chiaramonti,
poi Monte Sara è anche una montagna lì nei pressi di Monastiri, e Monastir, dove ci quindi sono le Domus de Janas, dove ci sì. sono le Domus de Janus, esatto. E allora di conseguenza le cose iniziano già a cambiare, il discorso si ravviva. Possiamo andare avanti giusto per fare una spiegazione su come io ho operato. Allora, prendiamo l'esempio l'ossidiana. L'ossidiana è un minerale importantissimo nell'antichità. Dopo la ruota, io penso che sia stata poi la scoperta più importante successivamente, perché aveva un peso specifico tale che poteva perforare la pelle dell'animale o quella dell'uomo. Quindi un'arma come il currum micidiale. L'ossidiana, noi lo leggiamo così come lo vediamo, e lo possiamo però trasformare direttamente, perché è una parola composta, quindi leggerlo come ossuzana. Perché ho letto zana e non diana? Semplicemente perché nell'antichità, come vediamo in questo vaso greco, la Z è riportata con la barra dritta, non con la barra obliqua. È stata coniata poi con la barra obliqua in un periodo successivo al 420 per non confonderla con la iota, quindi perché nella scrittura erano simili. Allora, come si fa a capire quando è una Z, allora, oppure quando è una vocale? Perché la differenza è importantissima. Un conto è dire Diana, un conto è dire Zana. È facile relativamente, nel senso che questa consonante Z andava in abbinamento sempre con un'altra consonante e veniva seguita da una vocale. Pertanto, ad esempio, Deus, Deus si leggeva Zeus e Diana si leggeva Zana, come la nostra Zana. Quindi la divinità che noi in Sardegna abbiamo, ed è quella di Giana, delle Domus de Janas, è importantissima perché era la dea lunare. Una dea che oltretutto è presente in tutta la Sardegna, in toponimi, in coronimi, in nomi, perché noi abbiamo ad esempio il nome Dejana, per dirtene una. Quindi è una divinità importantissima. È importante saperlo leggere, perché se io leggo Diana, il nome non mi dice niente, ma se io vado a leggere Zana, il nome mi dice qualcosa. Quando la Z poi si trova preceduta da una parola che termina per vocale, come ad esempio la preposizione de, perde di forza e il suono passa da fricato a fricativo e quindi diventa giana e diventa la nostra giana. Quindi riusciamo a capire che cos'è la nostra giana. Ascolta Bartolomeo, così ti lascio prendere fiato perché il Sì. discorso si sta facendo sempre più interessante. Allora, c'è un nostro ascoltatore che ci dice: a oggi, quale fonia con tutte le sue sfumature rispecchia di più la lingua sarda antica? Cioè, immagino che parli di campidanese, logudorese, gallurese, eccetera, eccetera. Sì, allora, secondo me quella che più si avvicina al sardo antico, quella più conservativa per certi aspetti, ma non per tutti, è il nuorese. È il nuorese, soprattutto quello del nuorese delle baronie, dove le consonanti sorde alla fine di parola, nell'ultima sillaba, vengono ancora pronunciate. Per dirti, andatu e non andau o andadu, ecco, giusto per farti un esempio. Quindi è quella parte della Sardegna che ha conservato maggiormente la parlata antica. Però Ascolta, questo non vuol dire, aspetta, questo non vuol dire sì. che le altre varianti del sardo non abbiano conservato delle pronunce dell'antichità, oppure anche delle stesse parole dell'antichità. Anche il campidanese ha conservato tantissimo dell'antichità, tanti toponimi e tanti modi di dire che sono rimasti nella parlata. Ecco, su questo noi dobbiamo stare molto attenti a non dire, ecco, prendiamo tutto in blocco, cioè tutto il nuorese lo prendiamo in blocco e lo utilizziamo così. No, perché ci sono anche altre parti Altre della lingua sarda che. sfaccettature. A questo proposito, tra l'altro, ne approfitto per salutare un caro amico, Paolo De Plano, di cui ho letto da poco un bellissimo lavoro che è, cioè lui ha fatto qualcosa di straordinario. Ha fatto il dizionario, d'Orgalese, cioè praticamente lui ha preso Dorgali e ha realizzato un dizionario Molto bello, molto fantastico. utile, molto Sì. utile. Sì. Andrea De Plano, scusa, ho detto Pau, non so perché mi è uscito. Andrea De Plano, chiaramente.
Che se ci sta ascoltando, saluto. Scusa il lapsus, Andrea, proprio stavo pensando più al dizionario che non a te. Va bene, andiamo avanti allora, Sì, quindi andiamo avanti, sì. con l'altra slide. Allora, secondo Diodoro Siculo, Urano sarebbe stato il primo re degli Atlanti, un popolo che abitava lungo le rive dell'oceano. Abbiamo visto l'oceano, che cos'era? No, il Focheano, che poi era anche un fiume. Noi, ad esempio, oggi in Sardegna abbiamo ancora un idronimo, cioè il nome di un fiume, che si chiama Mare Foghe. Il rio Mare Foghe è quello che va proprio a sfociare nello stagno di Capras, quindi si rassomiglia molto al Focheano. E Diodoro Siculo dice che Urano abitava nella terra degli Atlanti ed era stato colui che aveva inventato il primo calendario seguendo il movimento degli astri. Allora noi andiamo a vedere il calendario, quindi vediamo il calendario sardo e andiamo a compararlo, no, torniamo Sì, scusa, mi è sfuggita. in quella precedente e andiamo a prendere ad esempio il mese di dicembre, che viene chiamato Natale nella Sardegna centro-settentrionale e Idas nella Sardegna centro-meridionale. Perché poco fa ti ho detto che è importante anche il campidanese? Perché Idas nella Sardegna centro-settentrionale non c'è, non l'abbiamo conservato, mentre invece è una parola importantissima. Allora, Natale vuol dire la nascita del sole, è rivolto proprio al solstizio d'inverno, il 21 di dicembre. Mentre Idas è rivolto alla luna piena che si manifestava il 13 dicembre, però ovviamente il 13, siccome la luna era fluttuante, era mobile, il 13 dicembre è la data che era stata fissata poi nel calendario giuliano per dire, ecco, il 13 dicembre è il giorno di Idus, i latini lo chiamavano Idus, la calenda è il primo, anche se il primo non c'era la luna crescente e il 13 non c'era la luna piena, però si erano stabilite delle date fisse. Quindi Natale, il giorno della significa il giorno della nascita del sole. Pensa che noi ancora oggi chiamiamo la messa di mezzanotte per festeggiare la nascita di Cristo come Missa debuttu, e cioè ci rifacciamo ad Apollo. Apollo in questo caso e Diana nell'altro caso delle Deidas, la dea lunare, sono nomi prettamente sardi, che con il greco non hanno niente a che vedere. Cioè i greci hanno utilizzato come prestito il termine Apollon, cioè praticamente hanno corroso quello che era Apuddu, il nostro Apuddu, e l'hanno utilizzato. Diana addirittura non l'hanno utilizzata per niente, cioè non c'è neanche nella lingua greca. Per loro la chiamano Artemis o Artemis, a seconda di dove cade l'accento. Pertanto le divinità maggiori dell'antichità hanno nomi sardi e adesso ti spiego anche per quale motivo. Pensa che secondo la leggenda Apollo e Diana erano fratelli. Diana nasce prima di Apollo, nasce proprio il giorno 13 di dicembre, 11 giorni prima di Apollo. Quindi Apollo vede Diana, quale baluardo è più forte, dice Callimaco in una sua espressione. Ancora oggi, dal 13 dicembre al 24, ci sono 11 giorni di differenza, che sono gli 11 giorni di differenza che intercorrono tra il ciclo del Sole in un anno, cioè la rotazione della Terra intorno al Sole in un anno, e anche le 12 lunazioni che terminano proprio il 13 di dicembre. Pertanto, Diana o Giana e Apollo, appunto, sono nomi sardi, presi dai greci. Andiamo avanti. Andiamo avanti, ad esempio, vediamo la luna crescente. In questo caso troviamo una moneta romana, il 50 a.C., e un'altra, il 3200 a.C. E qui rappresenta proprio la calenda, cioè il primo giorno che era stato fissato per legge, il primo giorno del mese, era la calenda, quindi la luna crescente. E noi troviamo in questo caso il mese di gennaio, chiamato Zannargiu, che poi viene chiamato in sardo in altri 10.000 modi, però quello che fa più fede alla parola di Diana che abbiamo visto poco fa è Zanna, cioè praticamente è la porta del tempo, perché nel periodo di gennaio noi troviamo
il sole che rinasce, la luna che riporta il suo ciclo e in più anche il perielio, il momento in cui la Terra si avvicina di più al sole. Quindi troviamo tutte queste manifestazioni, fenomeni astronomici che vengono chiamati in questa maniera, cioè la porta del tempo. Diano, quello che è il custode, non è altro che Zanu in altre parole. Vado avanti? Sì. Poi un'altra divinità dell'antichità era Foroneo, che i greci hanno preso, hanno utilizzato così com'era, senza cambiare neanche il nome. Foroneo, nella sua radice, contiene la parola for. Dobbiamo capire che nell'antichità le consonanti doppie sono state inserite in un periodo relativamente recente. Pensa che a Roma il primo a utilizzare le consonanti doppie è stato Ennio nel 200 avanti Cristo, firmandosi con due N. Prima un singolo, una singola lettera poteva rappresentare un suono più debole o un suono più forte. In questo caso Foroneo ha la radice for, che è quella di forru, il forum romano, senza quella M del nominativo, perché la desinenza del latino che noi in sardo non abbiamo, non è nient'altro che il forru. Perché riusciamo a capire che era il forru? Semplicemente perché in quel posto si teneva il fuoco perenne e veniva controllato da delle vestali. E il mese di febbraio era proprio il mese delle febbri, del fuoco, il mese della Vrea, ancora oggi della divinità di Freya, che era una divinità poi presente anche nel centro-nord dell'Europa. Ancora oggi noi diciamo Timidugeis Avrea in sardo, cioè abbiamo questa espressione colorita Timidugeis Avrea in riferimento alla divinità del fuoco. I greci utilizzano, aspetta un secondo solo, i greci utilizzano poi anche un altro nome che è simile, che significa ugualmente al significato di Forone, quello di Efesto, cioè era un'altra divinità che presideva al fuoco perenne, al focolare domestico. E questo Efesto praticamente era simile anche nel nome al vesto, alla veste, cioè all'abito puro e candido che utilizzavano le vestali che controllavano il fuoco perenne. E queste vestali nell'antichità venivano chiamate puttie, pittie o pizie, ma poi alla fin fine questo nome non era il nome di Puzio, non era Pizio o Pittio o Pizio, ma era Puzzu, esattamente il pozzo sacro. Cioè le pizie dell'antichità avevano un nome sacro, quello del pozzo. Poi è venuta fuori la leggenda secondo cui nell'antichità Apollo aveva combattuto contro il pitone perché avevano scambiato, cioè c'era stata una metonimia, cioè uno scambio di nome, avevano scambiato il pozzo, il puttu per il pitone, mentre invece nel puttu, nel pozzo, si entrava putitu, nella condizione di putitu, cioè sporco interiormente, e si usciva nella condizione di putatu. Infatti il mese di febbraio era anche il mese delle potature. Putatu voleva dire purificato anche nel corpo. E quindi, conseguentemente, quelle vergini che sovraintendevano che stavano lì nel pozzo sacro avevano un nome sardo. Puzzu, Puzzulo o Puzzolo sono tutti cognomi sardi, presenti soprattutto nel centro di Sardegna, che fanno riferimento proprio al pozzo sacro. Ok, andiamo avanti. Sì. Allora, il mese di marzo è un mese importantissimo nell'antichità, perché avveniva un fenomeno astronomico di grande rilevanza. E cioè, come vediamo in questa immagine qua, i sardi nell'antichità avevano diviso il cielo in due parti con un equatore che chiamavano equatore celeste, simile all'equatore terrestre. E nella linea in cui questo equatore intersecava con la linea del sole si stabiliva il punto in cui le ore di luce erano uguali alle ore del buio, e quindi l'equinozio di primavera. Si chiama equinozio proprio per questo motivo qua. Era quindi da questo momento in poi la luce vinceva sul buio,
ed era una festa importantissima. In quel momento, cioè 3.000 anni prima di Cristo, quando questo calendario veniva scritto, passava, intersecava in questa linea la costellazione del Toro. Una costellazione importantissima, perché era molto evidente nel cielo, ma poi aveva una particolarità. La sua stella principale, chiamata oggi Aldebaran, e i romani chiamavano Parilizio proprio perché intersecava come il filo del liccio che solleva quello dell'orbito nel telaio, intersecava in quel punto particolare. Questa stella chiamata Aldebaran noi l'abbiamo chiamata Cocco, senza rendercene neppure conto, semplicemente perché aveva il colore rosso-arancio, arancione, come l'albicocca. Infatti, se noi andiamo a fare delle comparazioni, riusciamo a capire il significato di Cocco. Ad esempio, nell'altra costellazione, quella del Carro Minore, c'è la stella chiamata agli arabi Kokab. In questo caso, anche questa, una stella arancione, riporta proprio esattamente il nome del cocco o del coccio, cioè il carro da guerra, ritornando al discorso che abbiamo fatto poco fa. Però la cosa più importante qual è? Che i guerrieri sardi costruiscono l'elmo uguale alla costellazione del Toro. Non solo costruiscono l'elmo, ma le protomi taurine vengono scolpite nelle domus degli Anas, cioè nei luoghi in cui si poteva fare. Quindi questo è un momento particolare, festeggiato fin dall'antichità. Ed era il giorno di Pasqua. Se passiamo poi questa era il giorno di Pasqua. Dobbiamo dire che la Pasqua è una festa prettamente sarda, perché noi ce l'abbiamo Pacha, ce l'abbiamo anche in greco, Pasca ce l'abbiamo in aramaico, però né in greco né in aramaico tutto quello che viene dalla Pasqua non viene pronunciato in altra maniera, quindi ha altri nomi, mentre invece noi abbiamo il Pascolo, abbiamo su Savaschera, su Paschile, cioè chiamiamo questi il Pascolo in 10.000 maniere, tutte però con la radice della Pasqua. È il momento in cui il pastore aumenta il suo gregge, quindi aumenta il suo bene, perché nel periodo della Pasqua vengono fatti figliare gli agnelli dalle fattrici, quindi si conserva, il mese di aprile si conserva il Pascolo cosiddetto primaverile. Aprile non è nient'altro, infatti, che la contrazione di paperile, cioè il pascolo primaverile lasciato a riposo proprio per le fattrici che devono figliare. Noi abbiamo poi altri elementi che riguardano la Pasqua, ad esempio l'occhio del toro viene riprodotto esattamente nel pane coccoi. Il pane coccoi si chiama così in questa maniera perché cocco era il colore arancione di quella stella, e non solo, ma noi ancora oggi utilizziamo, ce l'ho anch'io qua e la mostro, Saberda de Socru, che è riferita proprio, mi ha regalato mia zia Eleonora, che ringrazio in diretta, e Saberda del Socru, che è riferita proprio all'occhio di questa stella. Quindi possiamo capire l'importanza che aveva questa costellazione. Dal momento che da questo momento in poi le giornate di luce aumentano, i sardi poi utilizzano per rappresentare il sole l'elmo pennato, cioè le penne del gallo. Il gallo rappresenta l'animale per eccellenza per rappresentare il sole, l'alba che nasce al mattino insieme al gallo. Possiamo andare avanti. Ecco, allora, questa è un'immagine bellissima, perché se ritorniamo a quello che abbiamo visto poco fa, abbiamo di Urano, che era stato colui che abitava nella terra degli Atlanti, riusciamo già a capire qualcosa. Allora, anzitutto il mese di maggio viene chiamato in sardo Maju, per onorare la stella più grande delle Pleiadi, la stella di Magia. Cioè noi prendiamo il mese di maggio proprio grazie al fatto che diamo il nome a questo mese per questa stella, per onorare questa stella qua. Le Pleiadi, come dice Esiodo, nascono, cioè sorgono 50 giorni prima della Pasqua, dopo la Pasqua, 50 giorni dopo la Pasqua.
E quindi noi abbiamo questa manifestazione del cielo importantissima. Perché? Perché poi viene trasposta dal cielo verso la terra. Nel senso che quando si doveva costruire una città, come raccontano Varrone e Tito Livio, si utilizza un giogo dei buoi, si fa un solco cosiddetto sacro e poi si erge, in quel solco si erge un muro. Allora, il solco sacro si chiama Atula ed è Atlas. Dobbiamo capire che questa è una contrazione perché quando si incontrano una consonante liquida, che era allora la L e la R, e viene preceduta da una consonante sorda, ad esempio nel nostro caso la T, la U viene sincopata, cioè fatta fuori. Quindi noi, ad esempio, in Sardegna abbiamo tantissimi toponimi che vengono chiamati planu o pranu. Pranu vengono chiamati perché poi quella L può anche diventare una R a seconda delle circostanze. Quindi questo planu praticamente si mangia la U perché in origine era pulano. Quindi noi riusciamo a capire da questo che questa stella qua di Pleione era una pula zone, cioè Dione era la luce per eccellenza, cioè la luce maggiore. Infatti, le due stelle erano talmente vicine che sembravano un'unica luce ed erano quelle più evidenti all'occhio dell'osservatore. Quindi noi abbiamo la stella Pula che rappresentava la città, perché la Pula era anche la città, e poi in greco è diventata la Polis, però inizialmente era la Pula. E poi abbiamo il solco sacro, la Tula, quindi era la Tula che cingeva la Pula, e quindi da questo si creava la città. Ecco perché gli Atlantidi erano qua in Sardegna, perché i nomi a queste stelle glieli abbiamo dati noi, li abbiamo dati qua in Sardegna. Tutte queste stelle erano, oggi sono giunti fino a noi solo 9 nomi di queste stelle, però in origine erano 12, come la Dodecapoli. Chi andava poi, chi aveva le 12 verghe della Dodecapoli era il Lucumone, che sarebbe la luce del cumone, cioè perché questo era il gruppo, quindi il cumone. La luce del cumone era Aspetta, Bartolomeo, la la parola Dodecapoli. Altone, che è stata corrotta dal tempo. Quindi noi attraverso le Pleiadi riusciamo anche a capire l'organizzazione sociale dell'antichità, cioè come veniva costruita una città, e come poi veniva costruito un territorio con diverse città, con le 12 città che facevano Perfetto. capo a questo. Perfetto. Dobbiamo andare un pochettino più spediti, Sì, altrimenti andiamo più spediti. ne abbiamo ancora 13 da mostrare. Allora, troviamo ad esempio il mese di Lampadas, che è il mese più luminoso dell'anno, il 21 di Lampadas, cioè il solstizio d'estate, momento in cui la luce del sole è la più luminosa dell'anno. Come vediamo qua in questa immagine, ecco, la parte più alta che vediamo della linea dell'equatore celeste con quella della linea del sole, ecco, raggiunge la sua massima altezza proprio in questo punto qua, nel punto del solstizio d'estate. Questo punto può essere paragonato anche alla chiave di volta di una casa, cioè noi abbiamo la cupola, l'ingresso di una casa, oppure la cupola di una volta, la parte più alta dove c'è proprio la chiave di volta che chiude questa cupola qua. Infatti, secondo la leggenda, Ercole in un momento particolare prende ad Atlante e va a sorreggere la cupola del cielo, a sorreggere la cupola del cielo che è proprio in questo momento qua. Ed è il momento in cui il sole batte più forte rispetto agli altri giorni dell'anno, a mezzogiorno. Infatti oggi il mezzogiorno in sardo si chiama meredie. Si chiama meredie proprio con riferimento a Mere, perché l'Ercole sardo veniva chiamato Mere. Il Meraculum, così come viene ancora definito il miracolo, deriva proprio da Mere. Deriva da Mere anche il meridiano, la meridiana, che sarebbe Merediano, che sarebbe la porta di Diano, proprio con riferimento a questa giornata particolare. Il nome di Mere poi lo troviamo anche
in questa iscrizione trilingue di San Nicolo Gerrei, la base di una colonna di bronzo in cui troviamo proprio scritto Mere, la divinità di Mere. Mera, poi l'equivalente femminile, era colei che aveva trasformato il mostro in vino, come si dice. Quindi Mere, oltretutto, poi ancora oggi rappresentato in Sardegna con il cognome Mereu. Passiamo ad esempio un'altra costellazione molto importante, era questa di Orione. Allora, queste tre stelle, come abbiamo già accennato poco fa, della Pula, cioè della stella come Pula e anche come città, queste tre stelle rappresentavano la Tripula, cioè la tre Pule, che viene solennizzato in Tribula, semplicemente. Tribula era il forcone a tre denti, il triuto, il tributo, come viene chiamato ancora oggi in sardo, che serviva per separare la paglia dal chicco durante la tribiatura. La Tribula quindi prende il nome da queste tre stelle della costellazione di Orione. È importante perché molte città nascono con questa caratteristica di Tribula, tra cui Roma. Roma infatti nasce su tre colli con delle tribù. La tribù non è nient'altro che la Tribula troncata dell'ultima sillaba finale. Quindi in Sardegna poi abbiamo altri esempi di questo genere, come ad esempio a Patria, oppure come ad esempio in Luogo Santo. Si chiama Luogo Santo proprio per questo motivo qua, perché è costruito sotto tre pule, cioè tre punte che sembrano quasi un forcone con tre punte. Come vediamo in questa immagine, Orione rappresentava l'arciere per eccellenza, e anche nella bronzistica, nella statuaria sarda, noi troviamo questo vello, cioè la pelle avvolta nei fianchi dei guerrieri, che scende così a punta, esattamente come la stella qui di Nair al-Shef di Orione. Questa stella viene chiamata oggi spada di Orione, ma come tu ben sai, era difficile camminare con la spada di bronzo messa nelle gambe, quindi è molto probabile che questa stella fosse invece la punta dell'arciere che scendeva, la pelle dell'arciere che scendeva così a punta come un frac. Possiamo anche andare avanti e vediamo ad esempio Agosto. Agosto, secondo le cronache romane, viene dedicato ad Augusto, all'imperatore, mentre invece è esattamente il contrario. È Augusto che ha il nome simile a quello di Agosto. Le Augustias non è altro che il cibo che veniva consumato dopo l'anno agrario, dopo il raccolto del mese di luglio del grano. In agosto si festeggiava con le Augustias. Questo nome è rimasto ancora nell'onomastica sarda, soprattutto nel sardo nuorese e nel sardo lugotrese, con gustare o bustare, cioè praticamente il pranzo. Come vedete qua, Augusto ha la corona radiata, simile a quella del Sardus Pater che suo zio aveva fatto coniare in Sardegna. I sacerdoti di Apollo avevano tutti il copricapo pennato, che i romani, per una corruzione del nome, chiamano i patres penates, ma in effetti era il patres pinnati, cioè con il copricapo che veniva costruito con le penne del gallo, quindi erano i patres pinnati e non penates. Il mese di settembre è l'inizio dell'anno agrario, quindi il mese della terra dedicato proprio alla Dea Madre, ma possiamo andare avanti perché poi ci sono delle cose più importanti. Il mese invece di Sant'Ugaine è importante. Sant'Ugaine è un santo, quindi questo nome è stato attribuito al mese di ottobre nel Medioevo. Però che cos'è Gaine? Gaine è importante perché in latino, ad esempio, Gabinius si leggeva Gavinzu o Bavinzu, come viene pronunciato ancora oggi in lugotorese. Il Gavino sappiamo benissimo che è la parte interna dell'abitazione. Io ho fatto uno studio sull'imbarcazione, sulla costellazione della nave, e ho visto che tutti i nomi che ancora oggi sono presenti nell'imbarcazione hanno un nome sardo. Iniziamo ad esempio dalla polena, cioè da quella figura simbolica che viene messa sulla prua.
La polena o nient'altro che la pulina, cioè il puntatore della pula, perché si seguiva la stella quando si andava nel mare. Bisognava essere esperti, soprattutto astronomi, per potersi orientare facilmente, soprattutto nel mare dove non c'erano punti di riferimento. Vado velocemente, ad esempio la carena, si chiama Carina, come il nome di Caterina in sardo, Carrus ugualmente. Dobbiamo pensare che l'imbarcazione, soprattutto quella veloce, aveva lo stesso nome del carro e quindi praticamente veniva chiamata Carrus ugualmente. Perché? Perché correva sull'acqua. Poi la parte della vela che andava a sbattere contro il vento si chiama Mura, come il cognome sardo. Pilas era la prua, poi la barra è come il cognome Barra, la pala che scende nell'acqua è come il cognome sardo, presente nelle baronie. L'ancora era la Marras come cognome Marra, la punta dell'ancora è la Patta come cognome Patta. Ma la cosa più importante poi in tutto questo è il nome, nave, nave che deriva da nae, cioè la parte dell'albero, quella che arriva subito dopo il tronco, che è stata la prima a galleggiare nell'acqua. Quindi sa nave non è nient'altro che ha un nome sardo. I greci hanno un nome simile. E chiamano la nave in questo modo, così come gli inglesi chiamano la loro marineria navi, però né per gli inglesi né per i greci il tronco con cui viene costruita la nave, quindi che ha il significato intrinseco, viene chiamato nave. E quindi tutti i nomi che sono riferiti alla nave sono di derivazione sarda. La damina invece è il nome che viene dato al mese di ottobre dai campidanesi, e ricorda molto da vicino la Damina, una delle fatiche di Ercole, quella che aveva pulito le stalle di Augias. Augias è un cognome sardo, lo sappiamo benissimo, però la particolarità da che cosa viene? Viene che nel mese di la Damina si utilizza il letame per fertilizzare le campagne. Poi possiamo anche andare avanti. Sant'Andrea è il mese dei Murti. Questo mese è importante per diverse cose nell'antichità, perché era il mese sì dei morti, ma era il mese in cui moriva anche il sole, perché era il periodo più buio dell'anno, quindi veniva considerato anche come la morte dello stesso anno. I frutti che maturavano in questo periodo, infatti, venivano considerati frutti dei morti, praticamente, come ad esempio il melograno. Il melograno era considerato il frutto dei morti, come la mela cotogna veniva considerata ugualmente un frutto dei morti. C'è da dire questo, che l'ultimo giorno di questo mese era anche l'ultimo giorno di luna vecchia, cioè la luna, il 30 di Santo Andrea, chiudeva l'anno lunare, cioè praticamente da quel momento in poi era proprio l'ultimo giorno di lunazione. E in questa giornata particolare per i sardi si festeggiava Sant'Andrea. Sant'Andrea, ancora oggi diciamo Sant'Andrea, Binu e Allegria. Ed era il festeggiamento delle giovani Bacchanti. Infatti, questo mese viene chiamato nel Campidano Sant'Usadurru, proprio per questo motivo qua, perché riprende il nome di Saturno, e che insieme a Baco rappresentavano poi le divinità, quelle che procreatrici, diciamo, ecco, quelle che iniziavano i giovani. Quindi in questa giornata particolare, quando si ammazzava il maiale nell'ultimo giorno del mese e si spuntava il vino novello, si festeggiavano gli incontri, anche si facilitavano gli incontri tra le giovani e i giovani. E quindi si stipulavano anche dei matrimoni in questo periodo, in questa giornata particolare, tant'è che in sardo viene chiamata ancora cojuvios del mese, cioè il momento in cui si potevano mettere insieme i giovani. I giovani che poi dovevano arrivare alla maturazione, alla maturità anche sessuale, il 21 di dicembre, cioè il giorno del solstizio d'inverno, quando il sole rinasceva. E infatti ancora oggi si dice, c'è un detto molto bello che poi viene anche cantato dal coro di Bildano Monteleone,
Sasbajanas, cioè Bajanas è il nome che poi deriva proprio da Jana, perché Baca Janas, Bas Bajanas, cioè le nubili, Sasbajanas sono in puddu, casigere in cuciuare, cioè le giovani sono in puddu, cioè hanno la cresta sollevata come il sole del 21 di dicembre, hanno anche perché si vogliono sposare. E quindi il matrimonio viene automaticamente quando rinasce il sole, cioè in quel momento, nel 30 del mese di novembre, le giovani si mettono insieme, ma poi il matrimonio arriva quando nasce il sole. Possiamo anche andare avanti. Ecco, tutto quello che ho detto io fino a questo momento viene scritto tra il 4000 e il 2000 avanti Cristo, cioè nel momento in cui, come vediamo da questa immagine, la costellazione del Toro, come abbiamo visto poco fa, transita sulla linea del Sole nel giorno dell'equinozio di primavera. Ecco, quindi noi abbiamo conservato per 5.000 anni tutte quelle tradizioni che abbiamo visto nelle immagini precedenti, e non solo le tradizioni, abbiamo conservato anche i nomi. Ecco perché questi nomi appartengono alla Sardegna, alla lingua sarda, e non fanno parte della lingua greca. Possiamo anche andare avanti. E adesso entriamo proprio dentro la Grecia. Iniziamo proprio dal nome della Grecia, dall'etnonimo che ha portato poi ai greci. Quando i romani entrano in Grecia e la chiamano così, in quella maniera lì, i greci non si riconoscono più in quel nome, perché loro sono gli elleni, è cambiato qualcosa nell'antichità. Da dove hanno preso questo nome i romani, se i greci non si riconoscevano più in questa denominazione? Dall'orecchio, perché la Grecia, ritornando al discorso poco fa della grafia, la G ad inizio di parola è rafforzativa, perché noi ad esempio nel logudorese diciamo rassu, però nel nuorese si dice grassu, e quindi quella G è solo rafforzativa della consonante liquida R, e quindi di conseguenza la Grecia, la C più I più vocale, si leggeva come una velare, e quindi diventa rechia. La rechia non è altro che l'orecchio. Arrecada addirittura è qualcosa che viene legato all'orecchio come un orecchino. Possiamo anche proseguire. Ecco, adesso andiamo a vedere i coronimi della Grecia antica, cioè i nomi dei luoghi. Cos'è un nome del luogo? E qua è importantissimo perché, come abbiamo accennato agli inizi, quando gli Achei e i Dori entrano nella Grecia, in molti casi lasciano il nome così com'è, cioè non lo cambiano, soprattutto nel Peloponneso. E quindi noi troviamo, ad esempio, però, la Messenia che deriva dalle Messi, e quindi è un nome prettamente sardo, Messale. In greco, Messenia, Messale, ha un altro nome. Ecco perché riusciamo a capire che non è un nome greco, ma è un nome sardo. Riusciamo a capirlo in modo relativamente semplice, perché il greco è una lingua completamente diversa dalla nostra. E quindi il valore intrinseco di una parola che loro utilizzano come prestito, perché questi sono dei prestiti linguistici che loro hanno preso quando hanno invaso quel territorio, non hanno il significato intrinseco che abbiamo noi, che abbiamo coniato quei termini e abbiamo dato poi il nome a quei luoghi con quei termini. Ecco, non so se sono riuscito a rendere l'idea. Quindi, ad esempio, la Messenia riguarda le Messi. Infatti, quel territorio in antichità era proprio coltivato a cereali. La Laconia riguarda il lacco, cioè il lacco, la vasca dentro cui venivano anche battezzati, ma soprattutto il terreno acquitrinoso. Infatti, la Laconia è attraversata dal fiume Sparta, ad esempio, la più importante città della Laconia. È in Sparta perché era sparpagliata. Andiamo a vedere poi l'Argolide. L'Argolide, ad esempio, deriva il suo toponimo da Argo. Argo era nell'antichità la divinità dei cereali. Argo deriva da Argiola. Perché deriva da Argiola? È perché l'Argiola, cioè l'aia in greco, è chiamata in altra maniera, in modo completamente diverso. Quindi non possono essere stati i greci a dare il nome all'Argolide. Argo era la divinità dei cereali, perché? Perché si rifà all'argiola, cioè all'aia in italiano.
Andiamo a vedere, ad esempio, la Acaia è uno dei pochi territori che invece ha cambiato nome, perché gli Achei, quando sono penetrati in questo territorio, hanno trasformato i Pellagi, i cosiddetti Egialei, hanno tolto il nome originario e hanno dato il loro nome, l'hanno dato Acaia. Ma prendiamo l'Arcadia. L'Arcadia è proprio l'emblema del Peloponneso. Si dice proprio che Pelasgo sia nato nell'Arcadia. L'Arcadia, in greco, se noi andiamo a vedere il vocabolario del greco, contiene tantissimi aggettivi legati e tantissimi nomi legati a questa radice arca, ma i nomi più importanti, i due nomi più importanti, cioè l'arco, che era l'arma dell'antichità, l'arma per eccellenza dei guerrieri, sia l'arco e sia l'arca, cioè la barca dell'antichità, hanno un nome diverso. Quindi non possono essere stati i greci a coniare quei nomi, ma solo chi ha un significato intrinseco dentro quei nomi, cioè chi ha coniato quei nomi aveva un valore all'interno di quei nomi stessi. L'Arcadia sarda per eccellenza è il territorio dell'Oristanese. Se noi andiamo ipoteticamente, io ci sono stata, è stata bellissima, è stata davvero una sensazione incredibile, e ci sediamo sul monte Arci, che richiama proprio l'arca, che richiama l'arco, ci sediamo, vediamo il golfo di Oristano, che è un arco perfetto. Poi oltretutto il Sarcidano richiama sempre l'arco. La cosa più incredibile è che ancora oggi l'ingresso verso l'arca, cioè verso il territorio, viene chiamato Enna es Arca, cioè la località che entra nello stagno di San Giovanni verso l'interno del Campidano si chiama Enna es Arca, cioè porta dell'arca. Quindi riusciamo anche a capire eventualmente chi potrebbe aver dato quel coronimo lì. Però poi il più importante di tutti è quello di Atene, cioè la città più importante della Grecia. Atene, che è scritto Azena, e che deriva da Azza, cioè la radice è Lazza. Che cos'è Lazza? Lazza è il filo della lama. Un poeta che aveva cantato un'ottava in una gara poetica, a cui era stato lanciato dal pubblico un pomodoro, aveva poi risposto nella sua ottava, nell'ultima riga, aveva detto: Proganto semines, giuge sabumata, tintrel ferro so de punta e de atta, cioè di punta e di fianco. Quindi l'atta in logudorese equivale all'azza campidanese. Allora noi troviamo in Logudoro tantissimi toponimi relativi all'atta, e troviamo anche il villaggio vicino a Buduso di Bide Atene, ma è soprattutto nel Campidano che noi troviamo l'azza con gli azzeni. Gli azzeni, Azzeni, Azzori, Azzei e via di seguito, sono tutti cognomi che hanno come radice Azza, che messi tutti insieme a Satta, al cognome logudorese che riprende ugualmente l'Azza campidanese, costituiscono forse il cognome più diffuso in tutta la Sardegna. Quindi era l'arma dell'antichità per eccellenza. E Atene, Azena, così come veniva chiamata dai greci in antichità, ha proprio la radice nell'Azza. Abbiamo 4 Atena, ad minuti. esempio, ce l'abbiamo in Gallura. In questa figura noi troviamo, vedi qua, in questa località di vicino a Neapolis, c'è proprio Senna e Sarca, per dire, e troviamo proprio lì l'ingresso dell'arca di Assarda. Atene poi oltretutto rimane l'ultimo luogo in cui i Pellagi hanno le loro abitazioni. E viene raccontato, cioè gli ultimi Pellagi vengono raccontati da Erodoto, che dice che intorno al 500 avanti Cristo loro ancora abitavano nelle case sotto il muro chiamato Pellagico, e vengono spostati da quel muro, vengono spostati dagli abitanti di Atene e trasferiti in una località poi periferica. Riescono a far fruttare quella località periferica, gli ateniesi invidiosi cacciano poi i Pellagi anche da lì. E questo è l'ultimo momento in cui i Pellagi abitano come popolo, come singolo
singole entità nella Grecia antica. Ecco che cos'erano i pellagi. Come abbiamo accennato poco fa, era la pelle. Guarda, si vede benissimo che la pelle era l'abito tradizionale dei guerrieri, cioè possiamo chiamarla anche alta uniforme, che riprende un po' quella che era la divisa di Orione, e viene avvolta nei fianchi. Vedi, questi sono i giri dei fianchi della pelle che si ha. Quindi, conseguentemente, il pellagio, ritornando al discorso che abbiamo fatto sulla linguistica, quella N liquida di cui abbiamo accennato poco fa, poteva nell'antichità rappresentare il suono debole di pala, il suono più forte di palla e il suono cacuminale sardo di padda. Quindi il pellasgo con il suffisso argio, che si vede benissimo, è nient'altro che il pellagio, praticamente colui che è vestito di pelle. Infatti, pelasgo era colui che era vestito di pelle, che aveva costruito le prime capanne e che era riuscito anche ad addomesticare le ghiande, mischiandole con la terra, a utilizzarle. A questi sono, ritornando all'arco e all'arca di poco fa, l'arca era anche il golfo, era anche il porto dell'antichità, quello che noi oggi chiamiamo golfo, e qui ci sono i 9 archi, che vengono citati anche nei geroglifici egiziani, i 9 archi che sono i 9 popoli dell'antichità presenti in Sardegna. Se noi andiamo a vedere allora i turritani, è facile capire perché hanno la radice in Turro. Il Turro era il Tirso dell'antichità, e quindi Ercole, l'isola di Ercole, rappresentava l'isola dell'Asinara, il Turro, cioè il bastone di comando in mano a Ercole. Gli altri popoli, quasi tutti gli altri calaritani, invece rappresentano il carro da corsa. Gli altri popoli sono tutti orientati verso la luce. I sulcitani, come abbiamo visto per la Tula, gli Atlantidi che abbiamo visto nell'immagine di Atlante di Pleione, che abbiamo poi nel toponimo della città di Tula, dove c'è il primo osservatorio astronomico dell'antichità in Sardegna, a Samandramanna. Ecco, i sulcitani hanno lo stesso etnonimo, nel senso che rappresentano sempre il solco sacro, così come i siculitani. Gli altri popoli invece della Sardegna rappresentano la luce. La luce di Oriente, quindi viene rappresentata, si torniamo un po' indietro. Siamo molto in ritardo, Bartolomeo, ci sono un sacco di domande. Subito. La luce, no, perché questo è importante per il significato della parola sardo. Che cosa vuol dire sardo poi alla fine? Perché noi siamo tutti sardi, ma non riusciamo a capire che cosa significa la parola sardo. Quindi quelli, le popolazioni che si affacciavano d'Oriente erano i Lucheres, cioè dalla luce del sole, e i Galluresi ugualmente, anche i Galilesi sono sempre riferiti alla luce del sole. Invece le popolazioni che si affacciavano ad Occidente quando il sole tramontava erano i Sardanus e i Lusitanus, oltre poi ai Pellagi, ma che abbiamo già visto. Che cosa vuol dire Sardano? Sardano, se noi lo troviamo in natura, ed è la pietra rossa che acquistava il suo valore economico man mano che le sue striature si tingevano di rosso. Quindi noi abbiamo ad esempio la sardonice, questo minerale qua, che non è nient'altro che quella lice, era scritto con la Y nell'antica, si leggeva come una U, non come una I. Quindi quella era la sardonuche o nuche sarda. E poi abbiamo anche l'altro minerale che è importante, che era l'andalusite, la Lusia non è nient'altro che la Lusia, cioè quella S veniva pronunciata raddoppiata con la forza, che era il lusso, che era ugualmente il colore rosso-porpora. Infatti il colore rosso-porpora nell'antichità a Roma veniva chiamato pelagium, esattamente come i pelagi, come i nostri pelagi. Quindi queste due popolazioni che si affacciavano ad Occidente avevano il colore del sole al tramonto, in altre parole, rappresentavano il sole mentre tramontava. Noi troviamo i Lusitani, li troviamo nel Portogallo, li troviamo nell'Andalusia spagnola, rivolti sempre ad Occidente, ma li troviamo anche in Anatolia, nella Lidia. Ritornando al discorso sempre che abbiamo fatto poco fa sulla linguistica, quella D più I più vocale si leggeva come una S sonora e quindi diventa Lusia,
ci riporta ai Lusitani, la Lusia. Infatti Omero la chiama terra dei Luxion, cioè terra dei lussiosi, terra delle persone che indossavano l'abito tradizionale, il mantello rosso, il rosso porpora. Allora, non aspetta caso, un attimo, Bartolomeo. Non a caso, Bartolomeo, aspetta un attimo. La Lidia era Sardi. Bartolomeo, aspetta un attimo. Sì. Allora, abbiamo un grossissimo problema di tempo. Io ho chiesto alla piattaforma altri 6 minuti, però devi, ti prego di chiudere. Sì, sì, chiudiamo. Altrimenti chiudiamo si interrompe subito il discorso e non arriviamo alla fine. Certo, passiamo ecco, poi le persone naturalmente potranno rivedersi con calma tutta la trasmissione passo passo per capire tutto, naturalmente dicendo che tutto ciò che sta dicendo Bartolomeo è riportato nel suo libro. Oggi sta presentando in anteprima il suo libro qui da noi da Onebu, e quindi nel suo libro c'è specificata tutta la bibliografia, tutti i termini. Esatto, volevo aggiungere proprio questo, sì, che nel libro ci sono le fonti, cioè tutto quello che io ho detto stasera è documentato, ci sono le fonti da cui ho preso quelle informazioni. Ok, abbiamo ancora 2 slide, forza, andiamo con questa. Sì, allora questo è l'altro nome della Sardegna, che veniva chiamata nell'antichità Ichinusa, secondo gli scrittori del tempo Ichinusa prendeva il nome da Ichnos, che era l'impronta. Però Ichnos è un nome che appartiene alla seconda declinazione greca ed è un sostantivo neutro, quindi non può essere trasformato al femminile. Quindi la trasformazione in Ichnusa è arbitraria. E invece Ichnusa o Cunnusa deriva, secondo il mio punto di vista, da un'altra costellazione molto importante nell'antichità, che era la costellazione del Cigno. Il Cigno, ritornando al discorso di linguistica, perché è importante saper leggere le parole, era scritto con la Y anziché con la I, e quella Y veniva pronunciata come una U. La G, dobbiamo sapere, che è stata introdotta nell'alfabeto latino solo nel 230 a.C. Quindi, di conseguenza, questa parola, quella G, era una C, e quella C era il raddoppiamento della N, quindi diventava la parola, veniva scritta Cunius, e veniva letta cunnu, esattamente. Quindi il Cigno praticamente era sinonimo del cunnu, cioè dell'organo genitale femminile. Questa costellazione veniva chiamata anche la costellazione della croce, e quindi noi abbiamo, ad esempio, le statuette neolitiche che rappresentano proprio la croce, Ma noi troviamo poi la croce anche nella cultura egiziana, con la croce ansata. E poi troviamo la croce anche nei pozzi sacri. Ma la cosa più importante è che troviamo la parola croce anche nella tabula peutingeriana, in cui è scritto crucis, cioè della croce. Poi Pausania, a proposito della croce, fa anche ci documenta che Gerione era re dell'isola di Eruzeia, cioè Eruzeia. Eruzeia praticamente non è altro che la Eru, cioè la radice di Eruchina, come veniva chiamata nell'antichità in questo modo la croce. Eruchina era anche una località che ancora oggi presente, riconoscibile nella località di Valle d'Oria, Coda Eruchina. In questa una coda perché? Perché questa stella qua, che in arabo si chiama Deneb, si chiamava coda, in altre parole. Quindi noi ancora oggi, quando una mamma siede il proprio figlio in grembo, diciamo essezidu in coa, cioè nella coda, praticamente nel grembo materno. La croce era presente fin dall'antichità. Però passiamo all'altra, perché altrimenti sì, non riusciamo. Siamo molto un'altra cosa importante. Abbiamo dovuto dividere in 2 serate. Bartolomeo. Sì, sì. Un'altra cosa importante, e chiudiamo qua, è la mitologia greca dell'antichità. Ad esempio, nella mitologia di Fettonte, che viene abbattuto da Zeus e cade nell'Eridano, si dice che le sorelle di Fettonte, che poi erano figlie del sole, piangono talmente tanto
che per non disperdere il loro corpo nell'aria e nell'acqua si trasformano in pioppo. Il pioppo era il simbolo nell'antichità della luce per eccellenza, il pioppo bianco. Le foglie del pioppo erano bianche da una parte e scure dall'altra. Da questa parte rappresentavano l'alba e dall'altra rappresentavano il tramonto. Il pioppo viene chiamato in sardo Kostiarvu, l'innarvu, l'innarbu. E rappresenta l'arbeschida, perché anche l'alba viene chiamata nello stesso modo. Quindi era la pianta dell'alba che rappresentava la vita o l'inizio della vita. E nello stemma degli arborea, che si rifà proprio all'arbu, e cioè al bianco dell'alba, troviamo il pioppo. E questa è una scoperta che ho fatto io, perché fino a poco tempo fa nell'arborea si pensava che questa fosse la pianta della quercia, mentre invece se andiamo a vedere il confronto con le foglie, queste sono proprio foglie di pioppo. Ma dietro c'è tutta una storia. Perché nell'arborea? Arborea viene chiamata così, come anche dai greci antichi. Viene chiamata dai greci antichi anche come iperborea, ma quell'iper però greco non significa altro che supra, che traduce il sardo supra, cioè sopra Arborea. Sopra Arborea era un territorio dell'Arburense, dove era situato il tempio del Sardus Pater ad Antas, che rappresentava ugualmente il dio del sole con la corona radiata. Ecco, questo in sintesi il mio lavoro che ho fatto sulla comparazione. Questa è l'ultima diapositiva che riguarda Troia, cioè quando nasce il declino dei Sardi. Il declino dei Sardi nasce con la guerra di Troia. La guerra di Troia è stata una guerra mondiale perché si è combattuto nel 1180 avanti Cristo non solo a Troia, ma si è combattuto anche in Egitto nello stesso periodo con Ramses III quando ha attaccato le città che stavano sul mare. Le città, i popoli del mare, come le chiama Ramses III, non venivano chiamati in questo modo solo perché provenivano dal mare aperto, cioè dalla Sardegna, ma perché avevano le loro città sul mare. Quindi era una guerra totale. E probabilmente a questo periodo si rifanno anche gli attacchi che poi gli ebrei conducono nei confronti dei sardi nella Palestina, delle città sarde della Palestina, che vengono chiamate il popolo, il cui popolo viene chiamato Palestina, esattamente come i Pellaci, con la stessa radice. Quindi noi iniziamo la nostra decadenza quando perdiamo la guerra di Troia. Gli Achei, i Dori, conquistano la penisola ellenica, ma non solo, conquistano anche quel territorio lì. Quindi di conseguenza lì inizia il nostro declino, intorno al 1180 a.C. Bartolomeo, è stato, scusami se ti ho continuamente ribadito il termine, ho dovuto chiedere una deroga sulla piattaforma per darci questo quarto d'ora in più, però volevo farti concludere. Io ti ringrazio e naturalmente sono tutti tantissimi concetti che Sì, bisognerà sezionare uno per uno, tu questo. ce li hai tutti in mente, ma per noi è stata una cascata di nozioni nuove e dobbiamo insomma È vero, metabolizzarle. cioè, scaricare in un'ora un È libro difficile. di. Ascolta, ti chiedo una cortesia perché ci sono state tante domande interessanti. Io ti chiedo, e qui non abbiamo il tempo per rispondere, ti chiedo la gentilezza nei prossimi giorni, visto che questa trasmissione rimarrà sia su Facebook sia su YouTube, di collegarti in qualche modo per leggere i commenti e a qualcuno di questi cercare di dargli insomma una risposta perché qui in diretta non siamo riusciti ad andare. Ma certamente, mi fa piacere. Poi i commenti, quando sono costruttivi, che riguardano domande, stimolano un po' la ricerca, perché il mio è solo un punto di vista, quindi io non vedo gli altri punti di vista. Quindi per me è molto importante conoscere anche gli altri punti di vista e rispondere alle domande delle altre persone. Perfetto. Io ti ringrazio, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, gli amici Grazie a voi, è stato un Rebu. piacere. Ho corso un pochettino, devo dire, Ho però capito, diciamo, ti ho non incalzato si il poteva corso. fare diversamente. Avrei voluto dire di più, ma non si può. Avremo Allora, dopo poi t'annetto. altre occasioni per incontrarci. Sì, ma Io sicuramente. ringrazio te, ringrazio la vostra associazione perché sono stato vostro ospite anche Sì, altre volte lì a Cagliari, a sono venuto Cagliari. personalmente.
ho trovato sempre un pubblico non solo numeroso, ma attento e talvolta pure competente. Quindi quando ci si confronta con queste persone, allora il discorso cambia completamente. Non stai parlando al vento o a un pubblico così disinteressato. Grazie, questo è un complimento per i nostri soci. Sì, sì, certo. Allora, io do appuntamento, venerdì prossimo ci sarà una scrittrice che viene dal nord Italia, una professoressa di lettere, Valentina Petri, che ha scritto dei libri fantastici, tipo Portami il diario, che uscirà dopodomani e ce lo presenterà in anteprima. Lei lavora per una grossa editoria, ha fatto il libro anche... insomma, questa professoressa scrive libri sulle vicende che gli capitano a scuola. Lei gli è successo di tutto e ogni tanto racconta questi aneddoti con i suoi alunni. È una professoressa stimata naturalmente di un liceo. Ho visto qualche sua intervista ed è simpaticissima, quindi sarà anche una serata divertente. Quindi invito tutti per venerdì prossimo per ascoltare Valentina. Un caro saluto a tutti e mandiamo la nostra sigla. A venerdì prossimo. Salute, ciao.